Per questo progetto ci è stato utile tornare a ragionare nei termini definiti da Kandinsky di punto, linea e superficie. Ci siamo infatti trovati ad operare in una proprietà caratterizzata da due piani ben distinti, quindi due superfici, unite da lunghi viali, quindi linee. Noi siamo andati a declinare questi elementi anche nel resto del giardino. In particolare abbiamo creato un secondo viale ortogonale al primo, quindi un'altra linea, che conduce ad un'area molto intima e poetica. Qui si trovano un lago naturale, legato all'infanzia della committente, quindi ai ricordi d'infanzia, ed un piccolo teatro per dei concerti privati. Da quest'area si dipartono altre linee che conducono al resto del giardino ed in particolare all'area occupata dalla villa padronale. Anche nel progetto della piscina siamo andati a disegnare una superficie che include la piscina stessa, l'annesso per gli ospiti e la villa padronale all'interno dell'area più ampia della parte superiore del giardino. Si è trattato quindi di un progetto nato dallo sviluppo coerente di elementi preesistenti. Il risultato è un giardino in cui passeggiare e in cui tutte le varie parti sono accomunate dalla stessa chiara idea progettuale.